Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonasera, buonanotte cari amici di Rai 1, cinematografo, il film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti delle pellicole. Ma in questa breve anteprima, come facciamo a non dirvi che l'altro giorno, mercoledì, c'è a Roma la Festa del Cinema, un appuntamento che si rinnova ogni anno ormai da qualche anno. Ma avremo modo di parlarne, era solo una breve anteprima, vi aspettiamo in questa notte di Rai 1. Tutto è pronto, i critici, i docenti, alcuni protagonisti delle pellicole, insomma, ricordate, la felicità a volte, quasi sempre, è nell'attesa. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Tra poco. Buonasera, buonanotte cari amici di Rai 1, cinematografo, i film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti delle pellicole. Ma mercoledì, apertura in grande della Festa del Cinema di Roma, Chiara Nicoletti c'era. Meglio. Perfetto, allora, domenica speciale cinematografo, la notte di Rai 1 continua, il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte. Roma, la città dove sono nata, è più una tomba. La cosa che preferisco al mondo è il mare. Grazie, grazie. Buonasera, buonanotte cari amici, uno speciale cinematografo per quanto riguarda la Festa del Cinema di Roma. Non a caso alle mie spalle questa notte c'è il Colosseo, che dicevo nella anteprima vuol dire Roma. Allora, da qualche giorno è cominciata questa festa, avete visto queste immagini che arrivano proprio dalla Festa del Cinema. Per chiudere, cominciamo col professor Di Giannantonio e chiudiamo davvero il notte fonda. Professor Di Giannantonio, ma la vita è sempre più bella di un bel film? Ma dunque, la vita può essere straordinariamente più bella di un film meraviglioso, ma la vita può essere contemporaneamente in altre occasioni eccezionalmente più brutta, più drammatica, più dolorosa di un film che vuole descrivere situazioni difficili. Quindi è molto importante avere un approccio alla realtà e agli stimoli che ci vengono dal cinema che sia il più comprensivo, il più allargato, il più disponibile possibile, per
perché la vita è straordinariamente complessa e può darci dei momenti di contentezza e di felicità assolutamente indefinibili. Quindi bisogna metterci nella lunghezza tutta. Svevo Montrasio, intanto in bocca al lupo per il suo film di ospiti. Ma la vita è sempre più bella di un bel film, anche per lei o no? Non lo so, non ci ho mai pensato perché non ho mai messo a confronto la vita reale con quella che vedo. Mi piace tenerle separate. E invece per Lorenzo la vita è sempre più bella di un bel film? Spera, comunque la vita è sempre un viaggio incredibile, il cinema attinge dalla vita, comunque è una rappresentazione della vita e quindi la vita è sempre una serie. Grazie, grazie davvero a voi tutti, ovviamente Cinematografo, come dicevo, ritorna, cinema è sogno, cinema è cultura, cinema è libertà. Buonanotte. Allora, vi aspettiamo, il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Tra poco. Buonasera, buonanotte cari amici di Rai 1. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà, cioè Cinematografo, i film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti. Grazie, grazie davvero a tutti. Cinematografo, il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. La notte di Rai 1 continua e purtroppo dovremo vedere ancora immagini che non avremmo mai voluto vedere. Le immagini che ci manderà sicuramente Rai News che arrivano dall'Ucraina. Buonanotte. Cinema e cultura, il cinema e libertà, speciale Cinematografo, Festa Festival di Roma numero 17. Ecco la sigla. Uno speciale Cinematografo, Festa Festival del Cinema di Roma numero 17. Invece poi ne parleremo con Eliana Miglio, che ci va da sempre, c'è stata anche quest'anno con il nostro nonché collega indante di Eliana Miglio, Patrizio Pelizzi. Eliana Miglio, è pronta? Quanti anni lei frequenta la festa? La festa ha compiuto 17 anni quest'anno. È una frase stupenda. Guarda, quest'anno è per la cura di Patierno, perché ho partecipato al film, che è un film ambientato a Napoli. Da qua ne parleremo ovviamente, ma da qua... Speciale Cinematografo finisce così, con la parola ai giovani che rappresenteranno il futuro, il nostro futuro di spettatori e anche di protagonisti del cinema. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà.
Settimana, i critici in studio, in collegamento, il pubblico, i nostri professori, tutto questo a breve anteprima. Vedo già collegato da Napoli il nostro Valerio Catana, da Palermo Francesco Cuna, vedo collegati già tutti e tre appassionatamente da Roma, Valerio Catana, Palermo, Francesco Cuna, Valerio Catana, Francesco Cuna, Chiara Nicoletti, vai a dire Roma, Palermo, Napoli. Questa è solo una breve anteprima. La prima, questa settimana, Gigi Maturno ha compiuto 70 anni. È il nuovo cinematografo, abbiamo voluto omaggiarlo in questo modo. Ecco voi le immagini, alcune immagini, alcune sue interviste. Ecco. Bene, allora questa è solo una breve anteprima. Diciamo, tutto è pronto, i nostri amici critici. Ci vediamo tra poco, dopo la sigla, ecco. Quanti film sono usciti questa settimana, Chiara Nicoletti? 8. Lei quanti ne ha visti? 5 su 8. E lei Puma? E allora siamo pronti con la classifica degli incassi alla decima posizione. Okay. Ora, il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà, cioè cinematografo. Il film della settimana, il pubblico, i critici in studio, i nostri professori in collegamento. Ma questa è solo una breve anteprima. Intanto, i 70 anni di Gigi Marzullo. Abbiamo un po' di immagini, di interviste che lo riguardano. Gigi Marzullo, ecco. E vedo subito collegati i nostri, tutti e tre insieme, appassionatamente, Valerio Caprara, Francesco Puma, Chiara Nicoletti, vale a dire Roma, Palermo, Napoli. E vedo insieme, tutti e tre, appassionatamente, insieme, collegati, Valerio Caprara, Francesco Puma e Marta Zoe Goretti, vale a dire Roma, Palermo, Roma. Ma quindi tra poco è tutto pronto, appunto sono gli ospiti, sono tutti pronti, tutto collegato, manca pochissimo, ci vediamo tra poco, ma prima la sigla, ecco. Con il primo film, ma quindi la classifica, vediamo un po' al decimo posto. Cinema sogno, cinema cultura, il cinema libertà. Buonanotte.
Buonasera, buonanotte, cari amici di Neuma. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà, cioè cinematografo. Il film della settimana, il pubblico, i critici, le interviste, i nostri professori in collegamento, gli ospiti in studio, gli attori, tutto è pronto, solo pochi minuti. E questa era solo una breve anteprima, ma prima la sigla. Ecco. Buonasera, buonanotte, cari amici di Rai 1. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà, cioè cinematografo. I film della settimana, i critici, il pubblico, le interviste, i nostri professori in collegamento, gli ospiti. Ma prima, Sandra Milo. Questa settimana ha compiuto 80 anni. E noi di cinematografo abbiamo deciso di mangiarla così. Ecco alcune immagini, interviste di Sandra Milo. Ecco. Cinematografo, allora questa è soltanto una breve anteprima, tutto è pronto, abbiamo detto gli ospiti in studio. Ma tutto questo e altro, come sempre, dopo la sigla. Ecco. Critici in studio, Chiara Nicoletti è pronta, a Napoli video collegato Valerio Caprara, a Palermo Francesco Buma, da Roma Marta Giovanetti, tutti insieme appassionatamente, Puma, Caprara, Nicoletti, cioè vale a dire Palermo, Napoli, Palermo, Roma e Napoli. Andiamo subito al primo film. L'ha visto Chiara Nicoletti? Andiamo subito da Francesco. Francesco, come? Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte.
nei momenti di massima difficoltà, il massimo della velocità è stare fermi, andare più veloci. Ma nel... Sto facendo sapere il nostro programma perché non ho ancora voglia di dormire, perché ancora sveglio, perché voglio stare ancora un po' in compagnia, nostra compagnia. Sottovoce, per dire sottovoce, quello che forse gli altri vorrebbero imporci, tirando. No, teatro è solo un sogno, sei sempre tu il mio chiodo, insieme a te ci sarà meglio, e più ti penso più ti voglio. Sono voluto sapere se l'appartamento che chiude il parentesco della Rai è un modo per conoscere e per conoscersi. Percorsi umani e professionali, quando un giorno di è appena finito, è un nuovo giorno che ha cominciato, un giorno più per amare, per sognare, per... Lancio in onda la sigla questa notte con chi ha cantato e chi canta spesso, questa sigla, proprio lui, Edoardo Di Vincenzo. La sigla. Quanto e come pesano, hanno pesato le sue origini napoletane nella produzione artistica, nella sua produzione artistica? Io ho esplorato anche altri mondi musicali e quando mi riascolto li sento quasi tutti, ma... Di base c'è una dualità inscindibile, ecco, caratteristica della gente di Napoli, del clima che si respira. Il dualismo è che c'è l'acqua del mare e c'è il Vesuvio, ecco, che c'è lo sfarzo della nobiltà e i vicoli malfamati. Ecco, tutto. C'è il Centro Studi Filosofici, che è un faro per la cultura mondiale, e la va spettacolo. Ecco, questa dualità comunque la vedo attraverso le note della mia musica. Vi aspettiamo anche questa nota, fotografia, canzone, il sogno ricorrente, la sorpresa. Per dire sottovoce quello che altri forse vorrebbero imporci, gli dando vista allora quando un giorno è appena finito il nuovo giorno, e abbiamo cominciato un giorno più per amare, per sognare, per vivere. Vi aspettiamo tra poco. Ci siamo anche questa notte, amici della notte, per chi è ancora sveglio, per chi non ha voglia, non può dormire. Per chi vuole sapere, grazie a voi, amici della notte, non vi aspetto. Come dico, sempre di notte, sempre su Rai 1 e sempre sottovoce. Per dire sottovoce quello che altri forse vorrebbero imporci, gli dando vista allora quando un giorno è appena finito, e un giorno è appena un giorno in più, per amare, per sognare, per vivere. Buonanotte. Ci siamo anche questa notte, cari amici della notte, direi uno, per chi è ancora sveglio, per chi non ha voglia o non può dormire, per chi vuol saperne di più questa notte, di Luigi De Gennaro, docente di psicofisiologia, cioè lo studio di come la mente interagisce col corpo, con la dimensione biologica, all'interno di un pezzo della nostra vita, il sonno. Il sonno, ci dimentichiamo a volte, è un terzo quasi della nostra vita. Significa qualcosa come 30 anni della nostra vita spesi dormendo. Noi studiamo come mentale e biologico interagiscono all'interno di questo specifico mondo. Io lo chiamo mondo perché evidentemente è il mio mondo. Ma la psicofisiologia studia solo e soltanto il sonno? No. La psicofisiologia studia il rapporto fra il mentale e il biologico, fra il mentale, fra lo psicologico e il biologico in qualsiasi ambito del comportamento. Questa è l'area, la disciplina. Grazie ancora a Luigi De Gennaro, grazie a Giovanna Bizzardi, grazie a voi, cari amici della notte di Rai 1, vi aspetto, come di consueto, sempre di notte, sempre su Rai 1 e sempre sottovoce. Noi diciamo un modo per capire, per capirsi e forse anche per capirci, quando un giorno, vista l'ora, è appena finito e un nuovo giorno è appena cominciato, un giorno in più per amare, per sognare, per vivere. Buonanotte. Dormi e sogna così. Dario Argento, regista. Argento, regista da quanto tempo? Lei non ha cominciato facendo il regista cinematografico? No, è stato un navigatore, quindi ho toccato tanti porti, ho fatto da giovanissimo il critico. Poi ho scritto per il cinema come sceneggiatore. Lì pensavo che sarebbe stata la mia strada, che mi piaceva moltissimo, questo rapporto solitario con la macchina da scrivere in casa. È stato bellissimo, un periodo forse più bello della mia vita. Poi, per avere più potere, perché le mie sceneggiature pensavo che venissero un po' travisate dai registi. Allora, per questa ambizione di volerle rappresentare come le pensavo io, sono diventato regista. Ma lei è nato proprio nel cinema? Sì. Suo papà era produttore, suo nonno distributore. Sì, l'ho trovato in casa. Però ci vuole anche un certo amore. Perché l'ho trovato in casa, sì, ma l'ho anche amato moltissimo. Avevo praticamente quei cinefili pazzi che giravo il mondo per cercare i film, per vederli. Quindi è stata anche una vocazione fortissima. Ma questo fatto di averlo trovato, diciamo, sin dalla nascita, l'ha poi agevolata o no? Ma questo
Per certi versi mi ha agevolato, per certi versi no. Mi ha agevolato in quanto io ho lavorato con mio padre, che è stata anche un'altra grande fortuna della mia vita. Qui una persona che mi voleva bene e mi stimava, questo non capita a tutti. E questo mi ha aiutato moltissimo, perché lui mi ha, finché è stato in vita, mi ha protetto. Io andavo avanti, lui mi diceva tu parti, corri, che poi io ti proteggo. E questo, per quanto potesse proteggermi, a me mi dava una grande sicurezza, quindi mi esprimevo più liberamente. Perché... Ecco, lei diceva non capita a tutti, non capita a tutti i padri o a tutti i figli? No, non capita a tutti i figli, non capita ad avere un... Chiudiamo sempre i nostri incontri. Flavia, chiediamo all'ospite, si faccia una domanda e si dia una risposta. Flavia Borghese a se stessa, cosa chiede e cosa risponde? È più amico il nemico del tuo nemico o è più nemico l'amico del tuo nemico? Abbiamo questo sogno, Mazzullo, fra poco ci deve lasciare. E questa è la sua intervista classica. È già pronto, vuole alzarsi in piedi, Mazzullo? Sì. Facciamo con voi. Per i due ragazzi. Facciamo con Vieri, Vieri, Cassano. Diciamo con Vieri. Vieri, lei crede in quello che fa o fa in quello che crede? Credo in quello che faccio. Bravo, Bob. Bravo. Se ne è d'accordo. No. Ti do una cartella, ti do. È più veloce il vento di oggi o il vento di domani? Cassano, la bellezza di un gol va consumata o va più protetta? Bella questa. Bella sta domanda. Ho capito. La bellezza di un gol va più consumata o va più protetta? Perché ti fai affari tuoi? Più consumata. Più consumata. Vieri, chi vince ha sempre ragione o chi perde ha sempre torto? Chi vince ha sempre ragione. Che bello. Perché bravo, Cassano, bravo, Cassano, bravo, Cassano, più forte, Cassano sì. Si smette di giocare quando si invecchia o si invecchia quando si smette di giocare? Che bello, questa è bella. Mi piace la prima. Che... Si smette di giocare quando si invecchia? Sì, vero. Quando non ce la faccio più è giusto che appendo la fine al chiodo. Contano di più gli anni della vita o la vita che c'è stata negli anni? Contano di più gli anni della vita. Però... Cassano, è più vero che a volte le cose... è più vero che a volte le cose impossibili diventano possibili o è più vero che a volte anche le cose possibili possono diventare impossibili? Mi piace la prima. E chiudiamo con Vieri. È più difficile capire che non c'è niente da capire o è più difficile accettare che c'è tanto da capire? Bella questa. La seconda. È più difficile accettare che c'è tanto da capire. È più difficile accettare. Allora, guardatevi negli occhi entrambi e fatemi una domanda e datemi una risposta. Fatemi una domanda. È più veloce il vento di oggi o il vento di domani? Vento di oggi. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonasera, buonanotte cari amici di Rai 1, cinematografo, il film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti delle pellicole. Ma in questa breve anteprima, come facciamo a non dirvi che l'altro giorno, mercoledì, c'è a Roma la festa del cinema, un appuntamento che si rinnova ogni anno ormai da qualche anno. Avremo modo di parlarne, era solo una breve anteprima, vi aspettiamo in questa notte di Rai 1. Tutto è pronto, i critici, i docenti, alcuni protagonisti delle pellicole, insomma, ricordate, la felicità a volte, quasi sempre, è nell'attesa. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Tra poco. Buonasera, buonanotte cari amici di Rai 1, cinematografo, i film della settimana, i critici, il pubblico, i protagonisti delle pellicole. Ma mercoledì apertura in grande della festa del cinema di Roma, Chiara Nicoletti Cera. Perfetto, allora, domenica speciale cinematografo, la notte di Rai 1 continua, il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte. We'll be right back.
Buonasera, buonanotte cari amici, un speciale cinematografo per quanto riguarda la festa del cinema di Roma, a casa delle mie spalle. Questa notte c'è il Colosseo, che dicevo nella notte prima, vuol dire Roma. Allora, da qualche giorno a questa festa avete visto queste immagini che arrivano proprio dalla festa del cinema. Per chiudere, cominciamo col professor Di Giannantonio e chiudiamo davvero il nostro mondo. Professor Di Giannantonio, ma la vita è sempre più bella di un bel film? Ma dunque, la vita può essere straordinariamente più bella di un film meraviglioso, ma la vita può essere contemporaneamente in altre occasioni eccezionalmente più brutta, più drammatica, più dolorosa di un film che vuole descrivere situazioni difficili. Quindi è molto importante avere un approccio alla realtà e agli stimoli che ci vengono dal cinema che sia il più comprensivo, il più allargato, il più disponibile possibile, perché la vita è straordinariamente complessa e può darci dei momenti di contentezza e di felicità assolutamente difficili. Bisogna mettersi nella lunghezza tutta. Svevo Montrasio, tanti in bocca al lupo per il suo film e gli ospiti. Ma la vita è sempre più bella di quel film, anche per lei o no? Non lo so, non ci ho mai pensato perché non ho mai visto appunto la vita reale con quella che vedo. Mi piace tenerla separata. E invece per Lorenzo la vita è sempre più bella di quel film? Si spera, comunque la vita è sempre un viaggio incredibile, il cinema attinge dalla vita, comunque è una rappresentazione della vita. Grazie davvero a voi tutti, ovviamente cinematografo, come dicevo, ritorna, cinema e sogno, cinema e cultura, cinema e libertà. Buonanotte. E Libertà, speciale cinematografo, Festa Festival di Roma, numero 17. Ecco la sigla. Speciale cinematografo, Festa Festival del Cinema di Roma numero 17. Invece poi ne parleremo con Elena Miglio, che ci va da sempre, c'è stata anche quest'anno con il nostro nonché collega indante di Elena Miglio, De Patrizio Pelizzi.
Eliana Miglia è pronta. Quanti anni lei frequenta la festa? La festa ha fatto più di 17 anni quest'anno. Faccio una frase stupenda. Guarda, quest'anno è per la cura di Paterno, perché ho partecipato al film, che è un film ambientato a Napoli. Da qua ne parleremo ovviamente, ma da qua... Speciale cinematografo finisce così, con la parola ai giovani che rappresenteranno il futuro, il nostro futuro, di spettatori e anche di protagonisti del cinema. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Questa settimana Gigi Martino ha compiuto 70 anni. Lui cinematografo che ha voluto mangiarlo in questo modo. Ecco come immagine, come sue interviste. Ecco. Bene, però questa sono breve anteprima, diciamo tutto il pronto, i nostri amici critici. Ci vediamo tra poco, dopo la sigla. Ecco. Alla decima posizione. Okay. Ora il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte.
libertà, cioè Cinematore, il film della settimana, il pubblico, i critici in studio, i nostri professori in collegamento, ma questa è solo una breve anteprima. Intanto i 70 anni di Gigi Marzullo, abbiamo un po' di immagini e interviste che lo riguardano. Gigi Marzullo, ecco, e vedo subito collegati i nostri tutti e tre insieme appassionatamente: Valerio Cabral, Francesco Puma, Chiara Nicoletti, vale a dire Roma, Palermo, Napoli. Vedo insieme tutti e tre appassionatamente insieme collegati Valerio Cabral, Francesco Puma e Marta Zoe Coretti, vale a dire Roma, Palermo, Roma. Ma quindi tra poco è tutto pronto, appunto sono gli ospiti, sono tutti pronti, tutto collegato, manca pochissimo, ci vediamo tra poco, ma prima la sigla. Questa era solo una breve anteprima, ma prima la sigla. Ecco. Sandra Milo, ecco. Cinematografo, allora questa è soltanto una breve anteprima, tutto è pronto, l'ho detto in ospite di studio, ma tutto questo e altro, come sempre, dopo la sigla. Ecco.
nostri critici in studio, Chiara Nicoletti è pronta, a Napoli, Vito Collegato, Valerio Caprara, a Palermo, Francesco Bruno, Taruma, Marta Giacoletti, tutti insieme assolutamente, Puma, Caprara, Nicoletti, cioè vale a dire Palermo, Napoli, Palermo, Roma e Napoli. Andiamo subito al primo film. L'ha visto Chiara Nicoletti? Andiamo subito da Francesco. Francesco. Anche altri mondi musicali e quando mi riascolto li sento quasi tutti, ma di base c'è la dualità inscindibile, ecco, caratteristica della gente di Napoli e del clima che si respira. Il dualismo è che c'è l'acqua del mare e c'è il desiderio, ecco, che c'è una lo sfarzo della nobiltà e i vicoli malfamati. Ecco, tutto c'è il Centro Studi Filosofici, che è un faro per la cultura mondiale, e la va aspettando. Ecco, questa dualità comunque la vedo attraverso le note della mente. Mi chiamo anche questa volta fotografia, canzone, il sogno corrente, la sorpresa. Per dire, sono voce, quello che forse, vorrebbe la voce, mi danno, vista l'ora un giorno, e appena finito il mondo, e appena cominciato un giorno, per amare, per sognare, per vivere, per chiamare proprio. Non ti altro, sono sveglio. Ci siamo anche questa notte per la notte, le lopetine ancora sveglie, perché non la vogliamo dormire. Per chi vuole pensare che se vuoi cancellare la notte, non mi aspetto, come funziona sempre notte, se sono uno e se non sono luce. Per dire, sono luce, quello che altro, forse, vorrei per le voci. Mi danno, vista l'ora un giorno, che appena finito, e un giorno, che appena finito, non più, per amare, per sognare, per vivere, per no. Ci siamo anche questa notte, cari amici della notte, direi uno, per chi è ancora sveglio, per chi non ha voglia o può dormire, per chi vuol saperne di più questa notte, di Luigi De Gennaro, docente di psicofisiologia, cioè lo studio di come la mente interagisce col corpo, con la dimensione biologica, all'interno di un pezzo della nostra vita, il sonno. Il sonno, ci dimentichiamo a volte, è un terzo quasi della nostra vita, significa qualcosa come 30 anni della nostra vita spesi dormendo. Noi studiamo come mentale e biologico interagiscono all'interno di questo specifico mondo. Io lo chiamo mondo perché evidentemente è il mio mondo. La psicofisiologia studia solo e soltanto il sonno? No,
La psicofisiologia studia il rapporto fra il mentale e il biologico, fra il mentale, fra lo psicologico e il biologico in qualsiasi ambito del comportamento. Questa è l'area, la disciplina. Grazie ancora a Luigi De Gennaro, grazie a Giovanna Pizzali, grazie a voi cari amici della Notte di Rai 1, vi aspetto come di consueto sempre di notte, sempre su Rai 1 e sempre sotto voce, noi diciamo un modo per capire, per capirsi e forse anche per capirci, quando un giorno di stasera è appena finito, è un nuovo giorno, è appena cominciato, un giorno in più per amare, per sognare, per vivere. Buonanotte. Dario Argento, regista. Argento, regista da quanto tempo? Lei non ha cominciato facendo il regista cinematografico? No, è stato un navigatore, quindi ho toccato tanti porti, ho fatto di giovanissimo il critico, poi ho scritto per il cinema come sceneggiatore, lì pensavo che sarebbe stata la mia strada e mi piaceva moltissimo questo rapporto solitario con la macchina da scrivere, in casa, è stato bellissimo, il periodo forse più bello della mia vita. Poi, per avere più potere, perché le mie sceneggiature pensavo che venissero un po' travisate dai registi, allora per questa ambizione di volerle rappresentare come le pensavo io, sono diventato regista. Ma lei è nato proprio nel cinema? Sì. Suo papà era produttore, suo nonno distributore? Sì, l'ho trovato in casa? Sì, in casa, sì. Però ci vuole anche un certo amore, perché l'ho trovato in casa, sì, ma l'ho anche amato moltissimo. Avevo praticamente quei cinefili pazzi che giravano il mondo per cercare i film, per vederli, quindi è stata anche una vocazione fortissima, fortissima. Ma questo fatto di averlo trovato, diciamo, sin dalla nascita, l'ha poi agevolata o no? Ma questo per certi versi mi ha agevolato, per certi versi no. Mi ha agevolato in quanto io ho lavorato con mio padre, che è stata anche un'altra grande fortuna della mia vita. Una persona che mi voleva bene e mi stimava, questo non capita a tutti. E questo mi ha aiutato moltissimo, perché lui finché è stato in vita, mi ha protetto. Io andavo avanti, lui diceva tu parti, corri, che poi io ti proteggo. Questo, per quanto lì potesse proteggermi, a me mi dava una grande sicurezza, quindi mi esprimevo più liberamente. Ecco, lei diceva non capita a tutti, non capita a tutti i padri o a tutti i figli? No, non capita a tutti i figli. Chiudiamo sempre i nostri incontri. Flavia, chiediamo all'ospite, si faccia una domanda, si dia una risposta. Flavia Borghese a se stessa, cosa chiede e cosa risponde? Ma è più amico il nemico del tuo nemico o è più nemico l'amico del tuo nemico? Questo sogno è naturale, poi si deve lasciare. E questa è la stessa classe, è già pronto, la stessa classe. Sì, facciamo con Vieri. Vieri, lei crede in quello che fa o fa in quello che crede? Crede in quello che faccio. Bravo, Bob. Bella. Se ne è d'accordo. Ti do una cartella. È più veloce, il vento di oggi o il vento di domani? Cassano, la bellezza di un gol va consumata o va più protetta? Bella sta domanda. La bellezza di un gol va più consumata o va più protetta? No, perché ti fai la parte tua? Più consumata. Più consumata. Vieri, chi vince ha sempre ragione o chi perde ha sempre torto. Chi vince ha sempre ragione. Perché Cassano, si smette di giocare quando si invecchia o si invecchia quando si smette di giocare? Ti piace la prima, che si smette di giocare quando si invecchia? Sì, quando non ce la faccio più, è giusto che la vedo. Vieni, contano di più gli anni della vita o la vita che c'è stata negli anni? Contano di più gli anni della vita. Cassano, è più vero che a volte le cose è più vero che a volte le cose impossibili diventano possibili, o è più vero che a volte anche le cose possibili possono diventare impossibili? Chiudiamo con Vieri. È più difficile capire che non c'è niente da capire o è più difficile accettare che c'è tanto da capire? Aspetta, è più difficile accettare che c'è tanto da capire. Allora, guardatevi negli occhi entrambi e fatemi una domanda e datemi una risposta. Fate la domanda, è più veloce il vento di oggi o il vento di domani? Vento di oggi.